Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Genshin Impact perché oggi vi voglio parlare di Venti e di Tartaglia. Perché vi voglio parlare di questi personaggi? Semplicemente perché all'interno della versione 1.4 di Genshin Impact avremo la rerun di questi due personaggi, quindi due banner dedicati dove avremo la possibilità di trovare questi personaggi 5 stelle in rate up. Ovviamente Venti è stato il primissimo personaggio ad essere rilasciato all'interno del gioco, quindi molti o comunque la maggior parte dei giocatori, soprattutto quelli veterani, hanno avuto la possibilità di poterlo arraffare a inizio gioco, mentre invece c'è chi se l'è fatto sfuggire e magari adesso vuole rimediare pullandolo e c'è chi magari l'ha pullato ma avrebbe preferito magari trovare altro. Stessa cosa per Tartaglia. Tartaglia è stato comunque un personaggio abbastanza recente, se lo confrontiamo ovviamente con Venti, non c'è assolutamente paragone, però anche un personaggio come Tartaglia comunque può essere recuperato grazie al fattore banner rerun. La mia domanda che mi sono posto in questi giorni è: un giocatore veterano, ad esempio come me, che ormai sono oltre il rank 55, che pensa, ma effettivamente la rerun di questi personaggi può convenire a qualcosa oppure no? Quindi qual è la mia domanda? La mia domanda è: arrivati a questo livello di Genshin, quindi arrivati a questo punto di Genshin, con la fuoriuscita degli altri personaggi, con la fuoriuscita di altre armi o comunque in generale con le conoscenze che adesso abbiamo all'interno del gioco e che riusciamo a sfruttare meglio sicuramente rispetto all'inizio del rilascio di questo gioco, la mia domanda è stata: ma effettivamente abbiamo bisogno di questi personaggi? Bene, ho voluto catalogare, come potete vedere su schermo, un paio di quelli che sono pregi e difetti di questi personaggi che voglio discutere con voi in generale, per poi sapere se effettivamente la pensiamo allo stesso modo o c'è qualcosa che magari non ho notato e non ho sottolineato come giusto che sia. Come sempre vi invito a esprimere l'opinione senza ovviamente offese, perché non è assolutamente senso, ma motivare effettivamente quella che è la risposta, proprio per darmi anche a me stesso uno spunto o una visione diversa da quello che in realtà in questo momento andrò a dire. Per quanto riguarda i personaggi, voglio parlare sia di Venti che di Tartaglia, che ovviamente saranno i due protagonisti dei vari banner, anche se in realtà Tartaglia ha un piccolo bonus, in quanto Rosaria, il nuovo personaggio che fondamentalmente viene caratterizzato da Rosaria, sarà presente soltanto all'interno del banner di Tartaglia. Quindi già lui parte comunque con un bonus a prescindere, per il quale ovviamente si potrà pullare o non pullare, proprio causato dal personaggio nuovo. Ma di questo comunque non ne tengo neanche conto. Voglio analizzare i due personaggi soltanto per come sono. Partiamo da Venti. Venti è stato il primissimo personaggio che è stato introdotto all'interno del gioco. Un personaggio che comunque ha facilitato, se non reso praticamente una passeggiata, tutti quelli che sono stati i primi contenuti all'interno del gioco, sia per quanto riguarda l'esplorazione del mondo aperto, sia per quanto riguarda anche eventi e contenuti come le prime Abyss, ad esempio. La cosa che principalmente io sottolineo di questi personaggi, soprattutto quando vado per pullare, perché comunque non posso permettermi di pullare tutti i personaggi, ma devo fare comunque una selezione di quelli che sono i personaggi da pullare e da non pullare. Ovviamente devo tenere in considerazione come elemento principale, appunto, la sfera elementale del personaggio che vado a scegliere. In questo caso Venti ha un ottimo privilegio, essendo un personaggio di tipo Anemo. I personaggi di tipo Anemo, a mio avviso, sono tra i migliori presenti all'interno del gioco, perché hanno la possibilità di potersi legare fondamentalmente con tutti. Quindi avere la capacità e avere la possibilità soprattutto di sfruttare un team elementale ci vede quasi costretti ad utilizzare un personaggio di tipo Anemo, soprattutto se andiamo ad equipaggiarlo con un full set Viridescent, che ci consente anche di applicare una debolezza elementale con il quale entriamo a contatto. Quindi ci permette veramente di essere abbastanza incisivi per quanto riguarda i personaggi di tipo Anemo.
Un'altra cosa che vado a sottolineare è la sua, il suo essere fondamentalmente utile per quanto riguarda l'esplorazione. L'esplorazione con venti diventa una vera passeggiata. Il fattore di poter sfruttare le correnti ascensionali che lui stesso crea con la sua elemental skill tenuta premuta, o con il fattore di poter eliminare le orde comunque di mostri che appariranno all'interno della mappa, ci rende il tutto veramente veramente semplice, senza considerare il fatto che la sua elemental skill con il tasto premuto e non, cioè col tasto leggermente premuto e non mantenuto premuto, ci consente addirittura di avere un cooldown abbastanza ridotto, quindi possiamo letteralmente spammare anche le sue elemental skill e fare comunque una quantità di danni elevata. Ho sottolineato il fattore che, appunto, come detto prima, venti è ottimo contro le orde di nemici per fare le challenge, per fare le sfide, per fare anche alcune daily che comunque ci costringono ad affrontare più nemici insieme. Venti è veramente un toccasana. Infatti mi ricordo che proprio all'inizio del gioco era proprio catalogato in tier S più addirittura per quanto riguardava anche la sua utilità per quanto riguarda l'esplorazione. Arco più elementi compatibili in vari modi. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che non solo abbiamo l'elemento di tipo anemo, che come vi ho spiegato prima consente al personaggio di venti di essere inserito nella maggior parte dei team, se non in tutti i team, ma addirittura possiede un arco. L'arco, a mio avviso, deve essere un'arma che quasi sempre deve far parte del team, perché per un motivo o per un altro l'arco serve. Può servire per colpire i nemici nei punti deboli, come per esempio le Ruin Guard, può servire in generale anche per tenere a distanza alcuni nemici, come in alcune Abyss è capitato ovviamente di magari puntare e mirare da lontano nemici per evitare di subire danni, soprattutto per quanto riguarda la protezione del monolite nelle varie stanze 11 che abbiamo avuto nelle Abyss. E poi ovviamente l'arco di per sé comunque ha una valenza che a mio avviso è abbastanza simpatica, ovvero il fattore di poter attaccare i nemici a distanza, anche se con venti l'arco in realtà non lo si utilizza in maniera particolare, proprio perché lui comunque è molto forte per quanto riguarda elemental skill e burst, e ci consente comunque di fare tanti danni già con quelli. Però l'arco, dipende soprattutto le situazioni, entra anche a far parte di quella sfera di armi bianche che non subisce alterazioni. Ad esempio Chongyun non altera i colpi con l'arco, quindi tecnicamente, se per una malsana idea volessimo buildare venti come un DPS fisico, l'arco per esempio potrebbe tranquillamente funzionare e non convertire il danno in crio. Quindi avere anche un venti DPS fisico, che è un'idea malsana lo so, però dico in generale, l'arco non viene tramutato o comunque non viene trasformato dalle reazioni elementali. Quindi è una cosa che secondo me è veramente veramente utile per non sfasciare appunto l'omogeneità di un team. Un must per chi comincia da poco, a mio avviso venti penso sia veramente un must per chi effettivamente ha iniziato a giocare da poco o da relativamente poco, proprio perché, come detto in precedenza, soprattutto adesso che i contenuti sono un po' più difficili, sono un po' più particolari, secondo me un personaggio come venti può effettivamente fare la differenza. Vi consente comunque di eliminare le orde di nemici, come vi ho detto prima, l'esplorazione diventa molto più semplice e sicuramente avere un personaggio anemo che può essere inserito in qualsiasi team è un plus da non sottovalutare. E poi facile da buildare perché fondamentalmente basta che venti abbia 4 pezzi viridescent e può iniziare già a giocare. Poi è normale che bisogna comunque normalizzare o comunque sfruttare di più quelli che sono le substats, cercare magari degli artefatti migliori, cercare comunque poi di trovare anche le sinergie giuste con gli artefatti, però come inizio, proprio per poterlo già giocare così e tenerlo all'interno del team, un full set viridescent, giusto per attivare i 4 effetti
del set, quindi dei quattro pezzi del set, e già comunque Venti fa il suo lavoro e lo fa in maniera anche abbastanza imponente, quindi è assolutamente facile da buildare, a differenza comunque di altri personaggi che necessitano comunque sia di particolari artefatti come il Wanderer o come il Gladiator, che si ottengono soltanto sconfiggendo i boss, a differenza invece di Venti, che tramite il dungeon può tranquillamente avere il suo set in un paio di run. Per quanto riguarda invece i punti un po' di difetto che ho sottolineato, che mi sono comunque venuti in mente su Venti, è che effettivamente è un po' meno utile per i veterani, dato che comunque ormai i personaggi usciti all'interno del gioco sono davvero elevati come numero e soprattutto anche come prestazioni. E quindi comunque un veterano può anche fare a meno di Venti, quindi potrebbe tecnicamente anche bypassare e quindi andare oltre. È vero che comunque ha un sacco di punti a favore, ha un sacco di punti positivi e anche come personaggio è veramente utile. Però per un veterano che ha comunque già speso tante risorse, magari su una Ganyu, magari su un Autao, uno Xiao che è uscito da poco, quindi è ancora in deficit di risorse, potrebbe effettivamente evitare di pullare su un personaggio tra virgolette vecchio, dato che Venti comunque viene considerato come un personaggio vecchio, e concentrarsi magari su quello che prospetterà il futuro. E poi poco efficace contro nemici grossi. Poco efficace contro nemici grossi, ci tengo a precisare che mi riferisco soltanto all'effetto della burst. Per chi non lo sapesse, la burst di Venti riesce a raggruppare in un unico insieme più nemici. Funziona molto molto bene con i nemici piccolini, quindi con i minion che comunque incontriamo all'interno della mappa e che potrebbero effettivamente dare un problema se diventano un numero esagerato. Cosa che personalmente parlando non mi è mai successa, ma mettiamo sempre le mani avanti. Per quanto riguarda questa sua burst, quindi la sua capacità di attrarre verso di sé i nemici, purtroppo non funziona con i nemici più grossi, quindi di conseguenza è una sua tecnica o comunque una sua meccanica che viene a mancare. È vero che puntando nella direzione giusta effettivamente si può sfruttare lo stesso il tornado di Venti, però saremmo vincolati a combattere in uno spazio ristretto e invece non sfruttare l'ampia mappa che comunque il gioco ci permette di utilizzare. Lo spazio aperto e il combattimento diretto sono un vantaggio estremo che abbiamo all'interno del gioco, da poter sfruttare ovviamente a nostro vantaggio. E con Venti, soprattutto con personaggi o comunque con avversari del genere, non sfruttarlo potrebbe risultare un po' macchinoso. Infatti è per questo che io lo considero un difetto, ma in realtà non è un peccato capitale, è semplicemente un difetto più strategico che altro. E quindi di conseguenza potrebbe effettivamente dare qualche problema contro questi nemici, ma vi posso garantire che comunque le interazioni elementali o tutto quello che solitamente Venti fa con gli altri nemici funziona allo stesso modo, quindi magari un po' di accortezza nell'utilizzare la burst e sicuramente anche i nemici più grossi sicuramente non avranno vita facile. Passiamo a Tartaglia, invece. Tartaglia è un personaggio un po' più particolare, è un personaggio che non ho sul mio account principale, ma che fortunatamente ho avuto la possibilità di provare, quindi ho ben chiaro quali sono i suoi difetti e ho ben chiari quali sono i suoi pregi, perché comunque è un personaggio che a mio avviso è molto divertente, è anche molto forte, però non mi fa impazzire, l'ho sempre detto, purtroppo sia esteticamente che tutto il resto non mi fa impazzire, anche perché l'ho skippato ai tempi per puntare tutto su Zhongli. Zhongli è il mio main, è il personaggio che adoro di più in assoluto all'interno del gioco e quindi ho dovuto saltare Childe. Adesso fortunatamente ho la possibilità di recuperarlo, soprattutto perché voglio pullare Rosaria e quindi prendo due piccioni con una fava, si spera. Per quanto riguarda Tartaglia, ovviamente ci sono diversi punti che vado ad analizzare, ovvero il fatto che lui possieda delle animazioni fluide e molto molto divertenti. È un personaggio che comunque intrattiene, è bello da vedere, è anche bello comunque da giocare, molto frenetico, come piace a me, è capace comunque di fare anche diversi danni in diverse combinazioni, ma di questo poi ne parleremo magari da un'altra parte. Grossa capacità di danno, in base ai casi, ovviamente, dato che comunque Tartaglia, ricordiamoci, essere un personaggio di tipo idro, quindi avere la capacità di sfruttare l'acqua,
e quindi di conseguenza avere la possibilità di entrare a contatto con altri elementi, come il ghiaccio per creare il Frozen, il fuoco per creare il Vaporize, e quindi in base al team che si vuole sfruttare, Tartaglia sicuramente riuscirà a darvi tantissime soddisfazioni. Variabilità di gameplay, arco e lame, questa è una cosa che a me piace tantissimo, in quanto Tartaglia nasce con l'arco, quindi la sua arma principale è un arco, ma tramite la sua elemental skill riesce a switchare e ottenere comunque delle daghe d'acqua che gli consentono di diventare un attaccante melee, che più che attaccante melee diventa un attaccante elementale, proprio perché le sue daghe saranno intrinseche di energia hydro, quindi effettuerà tanti danni di tipo hydro, e questa è una cosa che fondamentalmente mi piace. Facile da buildare, anche lui grazie all'ingresso di Dragonspine ha un dungeon dove è possibile appunto farmare un set che secondo me è dedicato a lui, ovvero il set tutto dedicato ai personaggi di tipo acqua, il Depth, non mi ricordo come si chiama, comunque il set Hydro fondamentalmente è basato sul suo kit, e quindi di conseguenza adesso, soprattutto ripetiamo perché magari qualcuno non ha capito bene il discorso, ma adesso, parlando di adesso, della 1.4 è facile da buildare. Se dovevo riferirmi, se mi fossi comunque riferito in generale a prima, non sarebbe stato facile da buildare, perché comunque un personaggio del genere sicuramente avrebbe preteso un gladiator, avrebbe preteso un noblesse, che sicuramente anche adesso può avere, ma sicuramente a mio avviso meno performanti di quanto può essere magari un hydro noblesse o un full set hydro. Più performante come sub DPS, e questo non lo considero neanche un difetto, perché secondo me come sub DPS Tartaglia riesce ad essere veramente veramente forte. Come vi ho detto prima, è un personaggio che riesce ad entrare in campo, fa quello che deve fare, poi si passa magari al main DPS che continua a picchiare i nemici, e nel momento in cui c'è la possibilità di richiamarlo in campo lo sfruttiamo. Quindi è come avere due main DPS che funzionano allo stesso modo, solo che quello che resta di più sul campo sarà un altro, magari io in questo caso magari avrò uno Zhongli, dato che il mio DPS principale è Zhongli, e poi successivamente potrebbe entrare comunque un Childe, comunque un Tartaglia che entra, fa quello che deve fare e poi esce. Anche perché uno dei suoi difetti purtroppo lo condanna se non a C1/C6 addirittura. E poi il talento Master of Weaponry. Ha un talento che secondo me è OP da fare schifo, ovvero il talento che aumenta di 1 la potenza di attacchi normali a caricati. È una passiva che sblocca con la sua ascensione a livello 70, quindi è un'abilità diciamo free to play, senza necessità di costellazione, e aumentare di 1 il talento per quanto riguarda gli attacchi fisici, comunque gli attacchi normali o caricati, per quanto riguarda tutto il team che giustamente condivide Tartaglia all'interno, è tanta roba. Soprattutto per me, che comunque possiedo molto più DPS fisici o comunque DPS che sfruttano comunque gli attacchi normali piuttosto che le burst o le altre robe, avere un personaggio del genere è divertentissimo e soprattutto molto molto utile, perché mi dà veramente un talento in più, e un talento in più sono un bel risparmio di risorse. Per quanto riguarda invece i piccoli difetti che sottolineo di Tartaglia, sono la risonanza dell'acqua, che comunque essendo un personaggio acqua ti costringe quasi sempre ad avere un solo personaggio acqua all'interno del team, perché il doppio acqua che comunque aumenta le cure fondamentalmente a me personalmente non mi serve, quindi sono sempre restio nel giocare due personaggi di tipo acqua, e quindi se possiedo un Tartaglia all'interno del mio team preferisco tenere soltanto lui come acqua e poi magari sfruttare altri tipi di risonanze come quelle fuoco o quelle geo, soprattutto adesso che sono state migliorate. Il cooldown sulle elemental skill, che è veramente veramente lungo, ed è anche per questo che consiglio di utilizzarlo più come sub DPS che come main DPS, proprio perché durante il cooldown può essere sostituito e successivamente utilizzato per fare danni. E poi cambio personaggio totale a C6, tra l'altro ciaone tra parentesi perché portacelo a C6, dove tecnicamente annullerebbe il cooldown della sua elemental skill, quindi veramente potrebbe diventare non solo un main DPS, ma un DPS capace di fare i buchi nella stratosfera.
Cosa che, almeno per me, che non sono una whale, o la maggior parte dei giocatori che non sono whale, giustamente diranno grazie al cazzo, che è un difetto, ma io ci tenevo a sottolinearlo perché magari non tutti sanno effettivamente cosa Childe riesce a fare con la costellazione numero 6. Per quanto riguarda il resto, ovviamente il mio è semplicemente un'analisi un pochettino così distaccata dei due personaggi. Ognuno ovviamente farà quello che vuole per quanto riguarda i pull. Io personalmente mi butterò a pesce, per restare in tema, su Tartaglia, sia perché c'è Rosaria e sia perché mi manca, anche perché possedendo già 20 non ho bisogno di pullarlo più. Quindi fatemi sapere invece voi cosa ne pensate dei due personaggi e soprattutto su chi andrete a pullare. Questo era ciò che appunto mi era venuto in mente di comunicare all'interno dell'internet per quanto riguarda questi due personaggi. Fatemi sapere anche la vostra opinione, sono curioso anche di conoscere opinioni diverse dalla mia, sempre se esposte in maniera civile ed educata. E detto questo, io come sempre vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile e noi come sempre ci becchiamo alla prossima.